dire, i botteghini sorridevano. Sì, beh, tra l'altro poi Maurizio Melli cominciò quasi da, tra virgolette lo dico, ma con simpatia e con affetto, quasi come ruota di scorta del poliziesco. Perché dico questo? Perché lui, dopo aver fatto il giovane Garibaldi, fu scelto da Madi, che era un vecchio produttore, importantissimo produttore, per fare un altro poliziesco. Perché? Perché era stato fatto da Castellari, erano stati fatti due film importanti all'epoca, che aprirono un po' il genere poliziesco, Certi Danni, Cittadino Sintella e La Polizia in Prima Legge Assolve. E Amati, che era il produttore, voleva fare un terzo film con Franco Nero, che era il protagonista dei due film, e Franco Nero rifiutò. E allora diceva: chi ci mettiamo? Chi ci mettiamo? All'epoca aveva appena finito Maurizio Melli, il giovane Garibaldi, e praticamente tra i vari probabili protagonisti scelsero appunto Maurizio Melli, perché fisicamente poi somigliava con i tappeti. Tant'è vero che il cappotto, esatto, del cappotto, Franco Nero aveva un cappotto sul Cittadino Sintella, chiaramente di proprietà della produzione. Quando poi finì il film, riconsegnò il cappotto alla produzione, e la stessa produzione poi prese questo cappotto e lo mise a Maurizio Melli nell'altro film. E qui è da lì nacque la storia di Maurizio. Maurizio poi è simpaticissimo, uno che prendeva il suo lavoro veramente serio. Mi interessa sapere da te, umanamente Maurizio Melli com'era? Perché da questo punto di vista, c'era insomma tutta una leggenda, una letteratura attorno a questo personaggio, che era al tempo stesso, come dicevamo, abbastanza irruento e un po' pieno di sé, ma anche fondamentalmente un timido, sì, uno fragile, era proprio così. Sì, era un po' così, forse qualcosa di più, peccato, avrebbe potuto dire il papà di Gianluca, Riccardo, perché ha fatto tanti film con molto ma l'ha fatto per quasi 20 anni, capito, di Maurizio, sì, stava sul contratto di Maurizio. E diciamo praticamente c'era un biondo all'epoca, sì, a casa nato era tutto biondo, e mia madre non voleva far entrare, dice: guardi che non c'è mio marito. Sì, perché però di notte Giovanni, non c'è mio marito, non posso entrare. Giovanni, se non entro io, ma non dico più oggi. Anche se Maurizio Merli in molti film ha fatto a meno della controfigura. Esatto, sì, sì. Ti ricordo Pulciato Scomodo o altri film dove lui, Napoli Violenta soprattutto, con quella scena che ricordava molto Jean Paul Piemuto, del mondo del film di Verneuil, no? Mi ricordo appunto che Merli spesso faceva a meno della controfigura perché aveva quel coraggio, quella capacità. Preparato Maurizio, diciamo, lo parlo, che era sul contratto come coordinatore stampa di tutte le scene che faceva. Però qualche volta, quando c'erano degli incidenti, le macchine, le cose, preferivano, anche se Maurizio le voleva fare, preferivano fare la controfigura proprio perché se faceva male, se era lui, problemi. Se non era mia madre, mi fregava niente. Scusa, ti interrompo, la bravura del maestro Tarmi all'epoca, Riccardo, era di mettere in condizione un attore di poter fare le cose in sicurezza. Poi il maestro Tarmi, appena vedeva che magari quell'azione non era tanto per la quale, allora diceva: no, guarda, meglio fa una controfigura, perché altrimenti se fa male la controfigura magari ce n'è un'altra, non fa male Maurizio Merli, c'era solo lui. Altra cosa interessante sono gli inseguimenti. Inseguimenti automobilistici, dove anche lì il vostro ruolo di stunner era fondamentale. E in questo senso so che qui tra voi insomma c'è questo amore giusto verso la polizia. Ricordo un film che è Poliziotto Spin, che Maurizio Merli ha fatto con Sergio Massi, in cui si ricostruisce la storia del commissario Spadafora, che era quel commissario negli anni 70, proprio in quel periodo, a Roma, inseguiva i delinquenti con una Ferrari, cioè era riuscito ad avere dalla polizia una Ferrari nella quale nel centro storico di Roma, addirittura in zone anche archeologiche, eccetera, c'è la scalinata della piazza esattamente. E Sergio Massi, in un film fatto con Maurizio Merli, un Maurizio Merli insolito perché era senza baffi, sì, in quell'occasione, e se non sbaglio anche il primo film che lui, nel quale lui non si è fatto doppiare dall'occhi, ma ha parlato con la sua voce,
uno dei migliori film che lui ha fatto dal punto di vista interpretativo, dove si sparava quasi niente, dove c'erano questi inseguimenti, veramente un film pieno di adrenalina, dove questi inseguimenti erano uno spettacolo, film che oggi credo non si faccia più, come in Italia. Abbiamo provato noi, però. Lo so, e secondo me quello rimane. Cioè, sembra che ci siamo anche riusciti. Poi intanto lo vediamo e sicuramente ne prenderemo visione di questo. Però rimane come un pezzo importante di storia del cinema italiano. Anche perché voglio dire, mio padre era il 90% parte di tutti quegli inseguimenti, per cui poi per lavare macchine. Ma sono tutte bene. Ecco, come riesce un po' a dirci in due parole come funzionava, cioè dovendo organizzare un inseguimento, come funzionavano le cose, cioè come si diciamo che in quegli anni già le macchine che giravano molto meno di oggi, per cui avevi le macchine ce n'erano molto meno, insomma, il traffico non era come oggi, diciamo, per quanto sia riuscivano a bloccare un pochino la spesso si rubava, si dice. Diciamo che inseguimenti erano un po' dal vivo, era tutto vero, tanto che devo dire che mio padre, mio Massimo, senza che si chiama qualche volta, inseguiva la polizia vera, ma io non mi devo raccontare. E lì era alla giornata, si partiva, due macchine da presa, una dentro l'altra, una macchina, una dentro l'altra, poi c'era Renzi, Sergio, che hanno oltretutto altri registi, si mettevano pure la macchina gli inseguimenti, bisogna guardare le comparse, le facce delle comparse in per capire che era roba vera. Insomma, ma la nata c'è un inseguimento con l'ambulanza, quello l'unica cosa che era stata preparata era la marcarella del canale quando arrivò addosso, perché la suonava a Cresso, era molto vero, in mezzo al traffico. Diciamo che noi ogni tanto una Roma facciamo. Perché una scappata, però, perché oggi non è che te vedo, non sparo direttamente, allora devi cercare di rubare un po' e via. Però secondo me forse non è più divertente, non lo so, era meno rischioso perché c'era meno gente. E poi la gente era abituata a quel suono dei sirene o cose, per cui come sentiva una cosa se ne levava. Sapeva che era sicuramente, per cui sapeva che succedeva qualcosa. Ecco. Un'altra domanda che mi viene adesso, che ha a che fare esattamente con il libro e con il personaggio di Maurizio Merli. Massimo, tu hai recitato, ovviamente, con Thomas Millian e con Maurizio Merli sullo stesso set. Sì. Ecco, come erano i rapporti tra loro due? Insomma, insomma, perché Thomas poi è un grande attore, grande amico, Thomas a cui voglio veramente bene, però Thomas ha un carattere particolare. Anche Maurizio lo scherzava e poi ci vogliamo mettere Umberto Lenzi pure vicino. Ma abbiamo fatto una abbiamo un po' pure in che caratteri di quelle proprio. Forse una carezza. Il segreto del successo di questi film probabilmente stava proprio lì, cioè in queste tre mine vaganti che quando esplodevano alla fine facevano uno spettacolo. Perché come si dice, quello che conta è quello che si vede, no? Esatto. E quello che c'è dietro magari. Ma infatti forse era anche la fortuna, secondo me, che questi caratteri erano opposti, perché poi lo sentivi sul film. Ma forse non c'è un'apposta o no? Esatto. Chi lo sa poi veramente. Infatti, questa è un po' l'alchimia, è un po' la magia del cinema, no? Esatto. Per cui. Perché dai contrasti poi nascevano idee e cose, quindi se era tutto piatto, va bene, non succedeva niente, ma così forse è stata. Altra cosa interessante, ma i copioni. Perché si parla molto del fatto che si andava sul set con un copione che era un canovaccio, erano delle idee che poi venivano riempite sul momento. Sicuramente. Succedeva così. Io parlo per esempio per il film di Thomas, perché tra l'altro tutti ricordano anche il popolo, no? Esatto. E tutte le battute di pelle sono nate lì al momento, perché magari passava un frate da lì che veniva l'idea cosa che non stava scritto sul copione, quindi per cui devi vivere il set per una battuta, poi con i tempi giusti, specialmente c'era la Bombola e Thomas, nasceva tutto quello che nasceva. Maurizio era un po' più serio, come dicevo, no? E poi, almeno questo raccontava.
chiamava Stelvio Massi, era uno dei pochi commissari di polizia sulla scena che sapeva sparare, cioè che quando sparava non chiudeva gli occhi. E il problema fondamentale era che... Comunque non è facile perché sparare, molti commissari, non facciamo nomi adesso gli attori che pur bravi eccetera, avevano questa difficoltà, cioè sparavano ma chiudevano gli occhi, quindi non erano credibili. Sentivo proprio, esatto. C'è una tecnica, io consiglio a tutti gli attori di stringere le meningi a sparare, per punto non chiudi gli occhi. Però Maurizio era particolare queste cose, lui si sentiva molto. Perché siccome avevi i laghetti azzurri, perché devo chiudere. Frase storica a Stelvio Massi, a Ste, perché non inquadri sti due laghetti azzurri che erano i tuoi occhi, che poi contava molto evidentemente per la costruzione del suo personaggio. Sì, ma poi all'epoca andavano molto, insomma, il biondo con l'occhi azzurri, il baffetto biondo. Ecco, c'è da dire a questo, nel libro si racconta bene anche la vicenda umana di Maurizio Merli, attore, il quale a un certo punto sentiva strettissima su di sé questa etichetta del poliziotto cinematografico, tanto da non riuscire più a trovare altri ruoli nei quali spendere il suo talento, perché indubbiamente era un attore che, pur non essendo eccezionale, sapeva stare sul set, sapeva recitare, sapeva fare delle parti che comunque rendevano giustizia alla sua capacità. Abbiamo visto anche più recentemente con Michele Placido, avendo fatto Nove Piovre. Dopo le Nove Piovre, dai nostri schermi è sparito, etichettato come Cattani. Esatto. E poi non nemmeno ha ricominciato come attore, ma come regista. Esatto. Sì, purtroppo il nostro paese etichettano ritorna tutto un guaio di film del genere, tutto che siamo un po' tarati per etichettare un certo tipo di attori, di personaggi. Se tu vedi Bova, lo vedi adesso deve essere bello, oppure adesso c'è Marco Bocci su Spallanti Mafia, lo vedi? Ma quando la televisione ha influito su questo portare l'idea di un attore a quel personaggio? Questo tantissimo. Ma niente più, forse questo è, diciamo, uno non dico dei difetti, ma delle conseguenze che Mamma TV ha portato sul cinema, contribuendo a farlo morire in qualche modo, a mettere in uno stato di agonia da cui non si è ancora... Ce l'ha messa tutta. Questa è diventata una dannazione per Maurizio Merli, il quale, ricordiamo, morto a 49 anni per un infarto mentre giocava a tennis in un circolo su Via Mentano, mi pare. Lui negli ultimi anni della carriera, finito ormai, esauritosi il filone del poliziottesco, non riusciva a rimettersi in gioco. Fece con uno dei pochi degli ultimi film, tra l'altro coprodotto insieme ad Alberto Bevilacqua, Tango Blu, cercando di fare anche lì il commissario di polizia, con un prodotto che alla fine però più di tanto non resse, insieme a Franco Franchi, ricordo, insieme ad Andrea Roncato, ad altri personaggi che forse come lui erano ancora troppo legati a certe immagini che il cinema aveva dato. Per cui anche questo, secondo me, al di là dell'episodio, al di là dell'esperienza personale e professionale di Merli, è un elemento che ci fa un attimo riflettere sul cinema italiano, su come il cinema italiano si è prima evoluto, arrivando a dei livelli di industria cinematografica fiorente, e poi invece sia caduto in una melma da cui probabilmente non... Diciamo pure che il nostro cinema magari discuti con la persona sbagliata e poi ti diventa la spada d'amore sulla testa per non poter più lavorare. Esatto. Perché poi ci sono altri esempi del genere, tipo Giuliano Gemma, che invece sono rimasti non sulla cresta dell'onda, ma nemmeno sono affondati. Certo. Sono andati sempre. Abbiamo sempre avuti intorno, no? Maurizio, un po' perché era il protagonista vero di quegli anni. Hai la voce del protagonista. Poi perché Maurizio era, diciamo, l'icona, come hai detto prima anche tu, dei due anni 70 e del genere, per cui c'era anche questo timore di chiamarlo e fare altre cose. Poi perché Maurizio c'era un carattere molto forte, magari avevano paura.
passano sul set, hanno fatto due film, magari se lo c'è anche là, diciamo, tra virgolette le palle, e prendeva se ne andava. Per cui è stato un po' tralasciato dalla parte. Non sei aiutato da solo, ne? Non sei molto aiutato, e questo è stato insomma un po' la, il suo andare un po' più in giù, sempre. Beh, io non so se. Volevo chiedere a Massimo, la sai sicuramente, perché ti chiedo un episodio, un aneddoto legato al tuo rapporto sul set o anche fuori dal set con Maurizio Merri. Ma sai, a parte il rapporto lavorativo, non è che ho avuto, non ho aneddoti veri e propri da raccontare, perché no, c'è stato sempre stima, amicizia, mai un battimento ecco tra me e lui. Tu sei il nipote di Ezio Castellari. Sì, un grande capello, ecco. Regista che ha aperto il filone del corso. Esatto, e so che tuo zio Ezio e Maurizio erano vicini di casa a Roma, sì. E si vedevano spessissimo anche al di fuori, diciamo, delle. Perché è stato un altro tuo zio, zio, no? Il padre di Ezio, a lanciare. Marino, è stato lui a volere Maurizio Merli come protagonista di un film, che lui faceva anche i filmetti quelli soft, quelli De Camerone eccetera, però era un grande professionista, sapeva girare, sapeva non sprecare la pellicola, prima cosa fondamentale, perché costava, magari diceva un attore, dai forza, esplodi, si gira, magari dentro c'era la pellicola, perché sapeva che c'era anche un altro giocatore. Poi quando lo vedeva pronto, allora diceva l'operatore, gira. Io se, quindi possiamo chiudere l'incontro, vi ricordo che il libro è disponibile nella bancarella qui. Posso aggiungere che oggi è anche in offerta. È anche in offerta, quindi solo per oggi. Credo che al termine della proiezione ci sarà. No, è già qui, il libro è arrivato. È già qui, ci sto. Scusate, chiudo con un'ultima cosa sulla morte, il racconto di quando Maurizio ha avuto questo infarto ed è stato, e quindi ed è finita la sua vita, la sua esperienza. Venerdì 10 marzo 1989 stava giocando a tennis in un campo del circolo Casetta Bianca in via Maxi della Scotta sulla via Cassia, quando sotto gli occhi della figlia che assisteva alla partita l'attore fu stroncato da un infarto. Così ricorda l'accaduto a Ennio De Leo, presidente del tennis club romano. Doveva giocare un doppio in coppia con mia figlia contro il suo amico Petrucci e la signora Gandhi. Stava palleggiando quando si è improvvisamente accasciato. Da un paio di settimane l'attore era diventato un assiduo frequentatore del circolo di tennis, ma non era ancora diventato socio. C'è chi dice che Merli avesse litigato con la moglie e volesse al più presto tornare a conviverci. E in attesa di fare pace si sfogava giocando. Era diventato amico di tutti. Voleva organizzare delle partite di calcetto del quale era un vero patito. Erano passate da poco le 13 quando Merli fu colto dal malore. Un medico presente gli ha prestato le prime cure praticandogli un massaggio cardiaco, ma vedendo che non reagiva, accertata la gravità della situazione, ha chiesto al maestro di tennis di accompagnare l'attore che ancora respirava all'ospedale con la sua macchina senza attendere l'arrivo della ambulanza. Purtroppo Maurizio è respirato durante il tragitto. Aveva solo 49 anni, compiuti da poco più di un mese.